Il 20 giugno 1944, nel periodo di occupazione nazista a Gubbio, un ufficiale medico della Wehrmacht in ritirata da Montecassino viene raggiunto da 6 colpi di arma da fuoco in un bar del centro di Gubbio. Viene ferito un altro militare. Il medico che muore è Kurt Staudacher e nel giro di 48 ore si scatena una rappresaglia tremenda. Oltre 100 persone vengono catturate anche nelle proprie abitazioni. 40 di loro vengono fucilate la mattina del 22 giugno proprio in questo luogo. La vicenda dei 40 martiri ha rappresentato per Gubbio, credo, un dolore enorme, un dolore per la città, non solo per le famiglie dei 40 martiri che hanno subito chiaramente l'oltraggio più grande, ma per tutta la città. Questo è il muro dove avvenne l'esecuzione, era la mattina del 22 giugno 1944, 40 Egubini scavarono la fossa e altri 40 vennero fucilati. Guglielmina è la figlia di Vittorio, uno dei 40 civili eugubini fucilati nella rappresaglia tedesca. Peter è il figlio di Kurt, l'ufficiale medico tedesco ucciso dai partigiani locali. Quasi 60 anni dopo, quei fatti di sangue si ritrovano e si scrivono a lungo. Un libro ora narra la storia di questo incontro per riconciliarsi, come dicono, pur non avendo commesso niente che meriti una riconciliazione. Il desiderio di venire in Italia l'ho sempre avuto e non avevo mai capito il legame tra la morte di mio padre e la vicenda dei 40 martiri di Gubbio. Avevo 50 anni quando ho cominciato a capire che le due cose potevano essere in relazione. Purtroppo nel 2012 Guglielmina Ronciglia è vittima di una malattia che in poche settimane la consuma e a pochi giorni dalla sua scomparsa mi chiama, mi contatta per raggiungerla. Capendo che non aveva più molto tempo, decise di lasciarmi l'intero carteggio degli 8 anni di amicizia con Peter, chiedendomi che non restasse chiuso in un cassetto. Da lì nasce l'idea di questo libro, Nel segno dei padri. Quando ho conosciuto Guglielmina sono rimasto colpito dal fatto che entrambi avevamo avuto lo stesso destino con la perdita di nostro padre. Il nostro è stato un bellissimo incontro dopo la mia visita al mausoleo dei martiri eugubini, dove ho lasciato il mio nome come un visitatore comune. Non avevo scritto il mio indirizzo, ma avevo messo che ero Peter Staudacher, il figlio di colui che era stato ucciso dal colpo di pistola. Gli ultimi giorni della sua malattia, mia madre l'ha vissuti con delle foto della nostra famiglia sul letto e le copie delle lettere che si era scambiata con Peter, soprattutto delle ultime, anche quando Peter aveva saputo della sua malattia e voleva consegnarla a Giacomo. Forse sotto sotto sperava che un giorno poteva succedere tutto quello che io vedo che adesso sta succedendo. Partecipazione, commozione, disponibilità da parte degli altri. È una storia che sembra locale, ma in realtà ha un valore assolutamente universale e tocca uno dei punti più cruciali di tutta la nostra epoca, come arrivare a estinguere fin dalle radici l'odio. Questa città può diventare una città simbolo dove appunto l'oltraggio subito si trasforma invece in sentimento di pace.